Tutto si è avviato con l'ordinanza contingibile urgente che è stata emessa il 27 novembre, con la quale Regione Lazio impone a Roma Capitale di individuare il sito di questa nuova discarica. È utile soffermarsi sullo strumento anche utilizzato da Regione Lazio, ossia l'ordinanza contingibile urgente, che da normativa e anche dal codice, in base al codice dell'ambiente, può essere utilizzato, è uno strumento extra ordinem, quindi può essere utilizzato soltanto di fronte ad una situazione eccezionale e può essere utilizzato solo per adottare dei provvedimenti temporanei che possano far fronte a quella situazione eccezionale. Nel caso di specie, al 27 novembre, a nostro avviso, non c'era né la situazione eccezionale, il presupposto del provvedimento, e il provvedimento conclusivo, la scelta del sito, non è un provvedimento funzionale a quello strumento utilizzato, cioè uno strumento extra ordinem non può portare ad un provvedimento definitivo come può essere quello di un sito appunto dove far sorgere una discarica che di temporaneo non ha nulla, insomma durerà per molti anni e che quindi deve avere la ponderazione necessaria per una scelta definitiva. La norma ci dice appunto che ci deve essere come presupposto una situazione eccezionale e che richiede un intervento urgente a tutela della salute della collettività e dell'ambiente. Quindi Regione Lazio descrive la situazione dei rifiuti dal 2012, data in cui si è chiuso il conferimento presso la discarica di Malagrotta, per poi individuare l'eccezionalità, ossia la prossima chiusura, all'epoca prossima chiusura, del conferimento presso la discarica nel comune di Colleferro, ove venivano smaltiti i rifiuti di Roma. Già qui lascia perplessa questa eccezionalità. Perché? Perché secondo sia il Ministero dell'Ambiente, che ha proprio emanato una circolare per chiarire bene quando è adottabile un provvedimento contingibile urgente, un'ordinanza contingibile urgente, e sia nei nu numerosi interventi del giudice amministrativo, hanno chiarito che il presupposto dell'eccezionalità vi è quando la situazione che si è andata a verificare non era prevedibile. E quando tra l'altro non è causa dell'inerzia dell'ente che va a emettere l'ordinanza contingibile urgente. Quindi lascia subito perplessi capire se effettivamente l'imminente chiusura della discarica di Colleferro fosse un evento non prevedibile dalla Regione Lazio, tanto più che quella discarica era gestita da Lazio Ambiente, società della Regione Lazio. Quindi sull'eccezionalità abbiamo grosse perplessità. Questo era diciamo, un provvedimento laddove si fosse ritenuto necessario fare una nuova discarica, andava fatto nei 7 anni, per esempio dal 2012, quando è stato chiuso il conferimento a Malagrotta, tutto il tempo per poter individuare un nuovo sito, e fare tutte le procedure con i tempi dovuti, la ponderazione necessaria per una scelta tanto rilevante e impattante sul territorio e se fatta d'urgenza senza appunto le dovute ponderazioni anche sulla salute della collettività qualora venga scelto un sito per esempio inidoneo che non tuteli l'ambiente. Quindi già il presupposto, diciamo che gli interventi del giudice amministrativo sono proprio quelli per evitare di utilizzare questo strumento di fronte a una cosiddetta falsa emergenza. Quindi ci deve proprio essere un'emergenza eccezionale, non prevedibile, per far fronte alla quale non si può intervenire con gli strumenti ordinari, ma serve uno strumento d'urgenza. Però la scelta di un sito ci viene da chiedere se è uno strumento d'urgenza, perché sì, abbiamo scelto il sito, Roma Capitale ha scelto il sito, poi richiederà tutta una trafila burocratica per realizzare poi la discarica in quel sito. Quindi lo strumento è stato utilizzato per un obiettivo, un risultato, ottenere un qualcosa che è avulsa da quello strumento. Anche i tempi lasciano perplessi. La scelta del sito dove far sorgere la nuova discarica di Roma è stata fatta in 19 giorni, perché l'ordinanza contingibile urgente disponeva che entro 5 giorni dalla notifica della stessa si doveva formare un documento tecnico,
redatto, è stato redatto da un rappresentante di Roma Capitale, uno della città metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio. Questo documento tecnico doveva individuare le aree idonee per far sorgere la nuova discarica o gli impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione ove poter far sorgere la discarica. Fatto il documento tecnico, Roma Capitale aveva complessivamente 14 giorni per individuare il sito. E infatti il 31 dicembre Roma Capitale, la giunta di Roma Capitolina sceglie il sito di Monte Carnevale perché era uno tra i siti individuati nel documento tecnico, uno degli impianti. Perché il documento tecnico dà due criteri, o i siti individuati già dalla provincia o gli impianti in corso di autorizzazione. Roma Capitale sceglie l'impianto, quello in corso di autorizzazione, che è la discarica di Nerti presso appunto il sito di Monte Carnevale. Allora, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in generale, i principi comunitari ci dicono che i rifiuti devono essere gestiti in modo che non si creino rischi per l'ambiente e la salute umana. Quindi non che non ci siano pericoli, che non ci siano rischi. Questo che cosa comporta? Comporta che devono essere adottate delle misure tali da prevenire appunto che diciamo vi siano dei pericoli o dei rischi appunto per l'ambiente. In materia di conferimento dei rifiuti in discarica e in materia anche delle discariche di rifiuti inerti, la classificazione di un rifiuto, cioè se un rifiuto è per esempio pericoloso o meno, è un compito che praticamente compete al produttore del rifiuto e al detentore del rifiuto. Questo sia proprio per come è stata fatta la normativa comunitaria, sia per come è stata attuata in Italia. Questa classificazione di rifiuto fatta appunto dal produttore e dal detentore è un sistema che quindi è previsto a livello comunitario e può quindi essere attuato, però una decisione europea prevedeva che comunque dovesse essere garantita una supervisione sul campionamento e la classificazione del rifiuto fatta da enti, diciamo, assolutamente imparziali e terzi, quindi non da ditte private, ma da enti terzi, perché bisogna garantire appunto che la gestione dei rifiuti non comporti rischi per l'ambiente, perché questo è il principio comunitario. Per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti inerti, per esempio, nelle discariche di rifiuti inerti è necessario che il rifiuto non sia pericoloso e che sia appunto inerte, cioè non sia soggetto a trasformazioni, degradazione, sia solido. Che cosa succede nel Lazio? Nel Lazio ci sono alcune discariche per rifiuti inerti nelle quali possono essere conferiti un numero infinito di codici CER, di cui poi la natura inerte è molto dubbia. Per esempio, nel caso ultimo di Monte Carnevale, ma anche per quanto riguarda altre discariche nel Lazio, il rifiuto può essere anche un fango, quindi non è senz'altro un rifiuto solido, come dovrebbe essere un rifiuto inerte, il fango. E molti di questi rifiuti di cui è stato autorizzato il conferimento nelle discariche di rifiuti inerti sono rifiuti con codice a specchio, cioè rifiuti che possono, a seconda della sostanza della quale sono composti oppure del processo di produzione del rifiuto, essere anche dei rifiuti pericolosi. Chi decide quindi se un rifiuto è pericoloso o meno di fronte ad una stessa tipologia, ad una stessa famiglia o classificazione di rifiuto, lo decide il produttore e il detentore. E l'unico soggetto che effettua un controllo su questo rifiuto è per, diciamo, queste autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio, è il gestore della discarica, il quale fa un campionamento al primo conferimento di rifiuti, quindi verifica, diciamo, se c'è una conformità tra quello che viene attestato dal detentore e, diciamo, conserva per 3 mesi il campione di questo controllo che ha effettuato. Quindi, se nell'arco di questi 3 mesi arriva un controllo dell'ARPA e magari viene ravvisata una differenza in buona fede, in mala fede, questo non rileva, però di fatto il rifiuto è già stato conferito all'interno della discarica. Quindi, se il rifiuto non era inerte o se il rifiuto è stato considerato
buono, ma in realtà era pericoloso, il danno è già prodotto. Questo che cosa comporta poi nelle discariche per rifiuti inerti in generale? Che le discariche di rifiuti inerti hanno per la loro, diciamo, conformazione anche minori, diciamo, prerogative e presidi ambientali, proprio perché il rifiuto inerte in realtà dovrebbe essere roccia, dovrebbe essere un rifiuto che fondamentalmente non determina un grosso problema di percolato, per esempio. Quindi i presidi, diciamo, disposti per legge prevedono addirittura che le discariche per rifiuti inerti possono anche essere fatte senza impermeabilizzazione. L'importante è che ci sia la barriera geologica naturale. È chiaro che di fronte ad una situazione però di come viene gestito sostanzialmente anche la classificazione del rifiuto e la mancanza dei controlli, fondamentalmente, perché poi questi rifiuti vengono classificati dal produttore e vengono portate delle, diciamo, campionamenti e delle analisi effettuate da laboratori privati e delle volte purtroppo è successo, non poche volte che sono andati tutti, diciamo, in galera perché poi si è scoperto che fondamentalmente si dichiaravano rifiuti non pericolosi e poi erano pericolosi o rifiuti che erano inerti e invece non erano inerti. Quindi succedono queste cose e il fatto che non ci sia sostanzialmente nessun controllo o un controllo inefficiente è una cosa che preoccupa, perché poi gli effetti sulle future generazioni, l'inquinamento dell'acqua, gli effetti sulle ricadute sulla salute delle persone sono situazioni che oltre che essere dolorose per chi ci passa, chi diciamo le subisce, sono anche deleterie proprio sotto il profilo collettivo. Anche se proprio la vogliamo vedere, dire in maniera cinica, anche sotto il profilo dei costi, perché anche da un punto di vista di impatto sul sistema sanitario nazionale e di impatto sul fatto di, diciamo, ripristinare uno stato ambientale, quindi bonificare, sono costi immensi, quindi ne vale la pena portare avanti le cose così, cioè consentire che il rifiuto venga gestito in questo modo, se poi gli effetti sono questi. Secondo me, assolutamente no, non ne vale la pena. Quindi sarebbe necessario un stravolgimento, un cambiamento proprio di gestione di rifiuti, sia sotto il profilo di effettuare maggiori controlli sulla classificazione e campionamento. Tra l'altro, l'Unione Europea lo prevedeva nella sua decisione, perché l'Unione Europea diceva che lo Stato doveva suddividere a monte i rifiuti tra quelli conferibili nelle discariche per inerti, quelli conferibili per i rifiuti, per le discariche per rifiuti non pericolosi e quelli conferibili nelle discariche di rifiuti pericolosi. Quindi, fondamentalmente, sarebbe necessario che lo Stato si mette a un tavolo, si fa aiutare da persone competenti come, diciamo, gli enti che ci sono, insomma, anche l'ISPRA, per esempio, si redige un elenco e si stabilisce a monte cosa può essere conferito e dove, perché attribuire queste, diciamo, grandi poteri decisionali ad enti, a regioni, nelle quali poi molto spesso non si pensa a queste situazioni, è un grosso pericolo per l'ecosistema e per la salute dei cittadini. Verde e alcuni cittadini avevano già preso posizione perché avevamo impugnato la valutazione di impatto ambientale della discarica, che all'epoca doveva essere soltanto di inerti, ma in realtà col tempo si è scoperto che il fine era tutt'altro, cioè che da discarica di inerti in realtà era un cavallo di Troia per trasformarla in una nuova discarica di Roma. Di sottofondo l'idea errata è che se c'è un sito che è già inquinato è opportuno continuarlo ad inquinare, perché fra tanti siti hanno scelto proprio Monte Carnevale, perché Monte Carnevale è poco distante da Malagrotta, quindi è il vecchio sito di smaltimento di rifiuti di Roma. Però noi riteniamo che questa idea sia oggettivamente errata, perché l'Unione Europea ci impone di risanare le aree, non di continuare ad aggravarne il peso ambientale. E quando diciamo Malagrotta, anche l'equivoco in cui tutti cadono è che noi associamo Malagrotta come all'idea di inquinamento, come all'idea di discariche, come all'idea di impianti che inquinano.
In realtà Malagrotta non è soltanto questo, Malagrotta è anche area vasta di Valle Galeria, quindi è anche una SIC, è anche Macchia Grande. Quindi queste aree continuano ad avere, nonostante l'intervento pessimo dell'uomo, tuttora una valenza naturalistica. Ed è compito delle istituzioni e dei cittadini, se le istituzioni non provvedono, di continuare in questo percorso, cioè di fare in modo che le aree degradate o che hanno subito una degradazione negli anni, poi vengano recuperate per i cittadini e per l'ambiente. Mentre invece questo provvedimento va indietro in questa direzione. E noi lo troviamo inaccettabile perché anche i nostri attivisti sono andati sul posto e hanno verificato che ci sono tante specie protette, ne hanno censite addirittura 63. Quando, mentre è stata fatta la via, in realtà tutta questa ricchezza naturale del luogo è stata completamente disattesa. Loro dovevano compiere un'osservazione dell'area di almeno 5 anni, mentre in realtà hanno compiuto un'osservazione di un solo mese. Di fatto, quindi, arrivando a conclusioni totalmente errate anche sulla tutela e sulle realtà da tutelare nell'area. La perplessità di questo procedimento che ha avuto inizio, abbiamo detto il 27 novembre, è dato anche dal fatto che il sito non è tra le competenze del comune poter scegliere il sito ove far sorgere una discarica, soprattutto come nel caso di specie, quando la scelta ricade su un territorio di proprietà privata. Quindi è come se imponesse al privato di dover farsi carico della gestione di una discarica senza neanche, tra l'altro, aver verificato se quel privato non solo sia disponibile, ma abbia tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per poter gestire la discarica di rifiuti di Roma Capitale. E per quanto riguarda specificamente la discarica di Monte Carnevale, c'è da dire che la Regione Lazio ha imposto al gessore di costruire l'invaso seguendo i criteri di una discarica per rifiuti non pericolosi. Però in realtà le condizioni idrogeologiche del sito fanno sì che in realtà solo sulla carta si dice che si costruisce un invaso per rifiuti non pericolosi. In realtà là non si potrebbe costruire proprio una discarica perché manca la barriera geologica naturale. La barriera geologica naturale è imposta, cioè ci deve stare perché lo prevede la direttiva comunitaria che ci deve stare la barriera geologica naturale. La barriera geologica naturale, secondo la definizione della direttiva comunitaria, è uno strato di minerale, quindi è composta da materiale roccioso argilloso e non solo deve essere quindi così, ma deve avere anche altri requisiti da un punto di vista di permeabilità, cioè sostanzialmente una discarica per rifiuti pericolosi deve avere una barriera geologica o non pericolosi, la conducibilità è uguale. Per entrambe queste tipologie di discarica, la barriera geologica naturale deve essere pressoché impermeabile, cioè non deve passare quasi niente, anzi niente deve passare in realtà. Sempre la direttiva comunitaria prevede che vengano fatti due strati, cioè ci deve essere la barriera geologica naturale che può essere completata artificialmente se, diciamo, manca qualche, diciamo, elemento di continuità, perché il discorso è che ci deve essere la barriera geologica naturale e deve essere anche continua, quindi i presupposti di permeabilità devono essere uguali dovunque. Se nel caso in cui questo non ci sia, naturalmente è possibile completarlo, ma non si può mai sostituire l'assenza di una barriera geologica naturale con una barriera artificiale. Ah, volevo poi ricordare che sul sito della erigenda discarica era presente una cava e che la normativa sulle cave prescrive l'obbligo di risanare la cava e di recuperarla. E troviamo anche inaccettabile che un'area che è stata degradata tramite una cava, ad oggi lo Stato decida di risanarlo mediante la realizzazione di una discarica, che è qualcosa di anche logicamente inaccettabile, perché realizzare una discarica certo non significa risanare un'area. Quindi anche qui troviamo una violazione di legge, ma una violazione di legge internazionale, perché questi principi sono dettati dalla direttiva comunitaria, quindi non sono modificabili dal legislatore italiano. Per cui è una situazione di grande gravità, rispetto alla quale bisognerà
andare in tutte le sedi opportune, perché indubbiamente, trattandosi di normativa comunitaria, qualora si ritenga di, diciamo, interpretarla diversamente, non è il giudice italiano che deve decidere, ma sarà la Corte di Giustizia europea, perché si tratta di normativa comunitaria. Poi volevo aggiungere che trovo anche inaccettabile che nella VIA non sia stata fatta alcuna valutazione di impatto sanitario. Cioè, noi abbiamo un provvedimento emanato nel 2019, quindi in cui tutti sanno che comunque una discarica fa male alla salute e che per di più va ad incidere su un'area in cui ci sono state molte denunce, molti sospetti di malattie riconducibili all'inquinamento, che non sia stata fatta la VIS, cioè una valutazione di impatto sanitario. C'è chi dice che, visto che il procedimento è iniziato prima di una certa data, in realtà la VIS non andava fatta, però è tecnicamente e moralmente inaccettabile che non venga fatta, perché ad oggi questo provvedimento va ad incidere sulla salute dei cittadini e ad oggi le norme prescrivono che doveva essere fatta una VIS. Il procedimento si conclude l'8 gennaio, quando il Regione Lazio emette un'altra ordinanza contingibile urgente, questa volta per dichiarare cessati gli effetti della prima ordinanza con riferimento a Roma Capitale. Siccome Roma Capitale ha obbedito, ha ottemperato all'ordinanza e quindi alla scelta del sito, Regione Lazio ritiene di dover emettere una nuova ordinanza per far cessare quegli effetti, quasi a voler cristallizzare questa scelta e rendere più complicato e difficoltoso poterla contestare dinanzi alle sedi opportune.